Quando parliamo di evoluzione, individuale o collettiva, ci riferiamo sempre a un processo che si muove da un punto in direzione di un altro. L'evoluzione è movimento. Senza movimento non esiste evoluzione e nemmeno necessità di evoluzione. Ogni movimento ha necessariamente una direzione e questa non è per forza di cose positiva. Non si dirige sempre e comunque verso un miglioramento e una crescita, individuale o sociale. Un cammino può bloccarsi, oppure può improvvisamente innestare la retromarcia e andare a ritroso. Ogni percorso, fisico, psicologico o spirituale, incontra degli ostacoli ed esistono bivi che creano indecisione sulla strada da prendere. Accade nella nostra vita di tutti i giorni e accade a livello sociale. Quando si tratta di andare fisicamente da un luogo all'altro, la cosa più importante è avere ben chiaro quale località vogliamo raggiungere. Se sbagliamo strada, possiamo chiedere informazioni, fare tentativi e avvalerci della tecnologia. Un cammino interiore e psicologico è diverso, perché se la meta fosse chiara e delineata, significherebbe che l'abbiamo già raggiunta. Vale per una persona, come per l'intera umanità. In questo caso la meta, che non può essere definita perché non è un luogo, va sostituita dalla chiara visione di ciò che un singolo individuo o l'umanità nel suo complesso potrebbero raggiungere sotto il profilo mentale ed emozionale. Anno dopo anno, secolo dopo secolo, si sviluppa un grado superiore di sensibilità e comprensione, sempre che non si verifichi l'inverso, vale a dire un processo involutivo anziché evolutivo. La persona comune non può sapere verso cosa è diretto l'essere umano. Per saperlo, dovrebbe conoscere con certezza da dove arriva, perché esista questo universo e da cosa sia diretto, ammesso che non sia frutto del caso. Ciò nonostante, ognuno può sapere cosa rende la propria vita e quella dei suoi simili un'esperienza positiva o negativa. Da questo punto di vista, chiunque può concepire l'idea di evoluzione e progresso in termini di benessere e giustizia. Sta poi alla sensibilità individuale stabilire cosa sia il vero benessere o una società giusta. Dal nostro passato emergono segnali affascinanti su un possibile o probabile futuro umano. Alcuni personaggi hanno saputo descriverlo e ne hanno parlato con notevole perizia. Altri non sono divenuti famosi e di costoro sappiamo poco o nulla, ma hanno fatto la stessa cosa dei più noti. Gran parte di costoro ha mostrato una differenza rispetto ai contemporanei nei pensieri, nelle azioni e nei sentimenti. Di alcuni si è affermato che non avessero provenienza umana, di altri non è stato detto nulla sulla loro natura, sebbene parlassero e agissero in maniera dissimile dal resto dell'umanità. L'idea che qualcuno possa presentarsi a noi con le nostre sembianze, pur non appartenendo alla razza umana, è estremamente suggestiva. Sulla base di questa immagine sono nate religioni e movimenti seri o bizzarri, con un fondo di verità, o mettendo in mostra una costruzione teologica opinabile, principalmente mirante a ottenere potere sulle persone. Sulla base di questo, sono proliferati nei secoli anche numerosi millantatori, che avevano come unica meta quella di ottenere il predominio sui loro simili. Ma perché, allora, definiamo questa idea suggestiva e affascinante?
perché è intrigante immaginare che in questo immenso universo l'essere umano non sia solo e che qualcuno possa preoccuparsi del nostro pianeta al punto da prender forma in esso e assoggettarsi a tutti i limiti che questa scelta implica. Nell'epoca della tecnologia esasperata, del cinismo a oltranza e del materialismo indotto, la riconquista del pensiero antico, in cui il mistero e l'ignoto rappresentavano una parte considerevole della vita umana, non è tanto un vezzo intellettuale quanto una via di salvezza per non trasformarci tutti in cyborg. Su questo argomento suggeriamo di scaricare dal nostro sito il libro gratuito dal titolo Lassù qualcuno ci guarda. In descrizione potete trovare il link per ottenerlo. Il concetto di divinità è stato interpretato e presentato nei millenni in molti differenti modi. Non è necessario sceglierne uno. Possiamo benissimo attribuire a questo termine un significato più generale e meno banale, identificandolo con questa parola: l'origine. Quali sono le nostre origini? Quali sono le origini di questo universo? Parliamo di ciò che sta oltre il conosciuto, ben oltre rispetto a ciò che possiamo analizzare e soppesare. Coloro che nel passato e nel presente ne hanno parlato e ne parlano possono sapere qualcosa di questo, oppure no. Di sicuro è limitato ridurre tutta la mitologia, l'origine delle religioni e il pensiero di grandi pensatori e mistici di ogni parte del mondo come il semplice delirare di culture retrograde e di individui borderline. Contrariamente a quanto affermano con troppa sufficienza i fautori delle nuove religioni materialiste, farlo non è sintomo di grande intelligenza. Può essere invece il sintomo di presuntuosa ignoranza. Esiste una realtà differente da quella che tocchiamo ogni giorno. Però le credenze e le immagini partorite dal pensiero non aiutano a sperimentarla. Rischiano per lo più di farci toccare semplicemente quello che la mente è in grado di produrre attraverso l'immaginazione. Tuttavia, l'essere umano testimonia da sempre l'esistenza di questa differenza. Se il semplice pensiero non può aiutarci, come possiamo fare? È accaduto di aggirarci con amici in una grande foresta alla ricerca di animali selvatici da fotografare. Esperienza straordinaria e molto complessa. Sicuramente è possibile osservare tracce e segnali lasciati dalla selvaggina, ma soprattutto se si tratta di animali di grossa taglia, come cervi, orsi e felini, sono in grado di percepire la presenza umana da molto distante. A un certo punto della ricerca, basandosi su dati esperienziali di chi ha le giuste competenze, si tratta di scegliere il luogo idoneo dove appostarsi e attendere. Possono passare un'ora o molte ore prima che appaia qualcosa, oppure per quel giorno non si vede proprio nulla. Ciò nonostante, tutti sanno che quegli animali esistono e non sono frutto di leggende o fantasie. Qualcosa di simile accade per entrare in contatto con i misteri di questo universo, in primis quelli celati al nostro interno. Non si scopre nulla facendo rumore e agitandosi, e neppure mostrando impazienza. Quando non si scorge il cervo, non significa che esso non esista. La pratica della meditazione è simile all'appostarsi in una foresta, in attesa di un lievissimo fruscio
o della sottile percezione di un'insolita presenza. La cosa più difficile è quella di rimanere fermi e saper attendere, godendo dei profumi del bosco e dell'aria della sera, senza quella brutale e moderna necessità di ottenere tutto subito per consumarlo e passare oltre. Non siamo più educati all'ascolto e alla percezione. La maggioranza delle persone non si accorgerebbe nemmeno se un elefante le passasse accanto, troppo occupate a chattare con qualche improbabile conoscente. Questa incapacità ci isola sempre più da quei misteriosi passaggi che dal nostro interno possono condurci a percepire qualcosa delle origini. Se esiste qualcosa oltre, se da questo oltre noi proveniamo, allora tutta la propaganda che ci spinge verso il consueto e la materia consumabile mira essenzialmente a scollegarci dalla percezione di quell'origine, come fanno i predatori quando cercano di isolare dal gruppo la preda più debole. E noi, convinti di essere progrediti e intelligenti, ci lasciamo isolare. Se esiste qualcosa di divino in noi, ossia una coscienza che è riconducibile alle profondità cosmiche, significa che la sorgente della nostra vita risiede lì, in quell'area misteriosa e sconosciuta. Non c'è da stupirsi, quindi, che l'allontanamento dalla ricerca di quel punto d'origine generi sempre più nevrosi, debolezze e paure. Tutte le epoche hanno una loro specifica caratteristica che influisce pesantemente sulle persone, nel bene e nel male. Quella attuale è caratterizzata dalla quasi totale perdita di uno spirito di ricerca. L'attrazione verso l'ignoto e il trascendente è scomparsa in favore del materialismo e di una forma di superficiale intellettualismo. Il paradosso è che contemporaneamente, proprio in questo periodo storico, cresce anche il bisogno di maggior chiarezza, senso di sicurezza e desiderio di spiritualità. Mettiamo fra virgolette la parola spiritualità, perché le tendenze attuali a superficializzare ogni cosa portano le persone a tradurre questo termine in modo molto emotivo o fantasioso e poco concreto e pratico. La spiritualità è necessariamente pratica, sperimentale e diretta. Lo studio e la ricerca mentale devono essere solo un supporto per l'esperienza diretta. Le emozioni positive che ne possono derivare sono benzina da gettare sul fuoco nel desiderio di elevarsi e non cerotti da porre sulle piccole ferite quotidiane. Se esiste qualcosa che sta oltre ciò che vediamo e tocchiamo, e se da questo proveniamo, la ricerca di una risposta interiore deve portare a un cambiamento reale e non apparente. Devono svilupparsi reali stati di piacere, gioia, sicurezza, riduzione della paura e dell'aggressività, aumento di comprensione mentale e accrescimento di un senso di pace e benevolenza. Non deve accadere tutto dall'oggi al domani, ma seppur per gradi, dobbiamo avvertire il cambiamento. Ritorniamo alla meditazione. Perché non è mai sufficiente parlarne, soprattutto perché è possibile dedicarsi a qualcosa solo quando questa cosa è ben compresa e si sviluppa il desiderio di sperimentarla in profondità.
La meditazione è porsi in condizioni di ricettività dinanzi all'ignoto. Ignoto è quello che non conosciamo, ma del quale avvertiamo intuitivamente l'esistenza, anche se in modo confuso. Cercare di ridurre la confusione attraverso la lettura o le parole di altri va bene, ma queste cose non possono sostituire l'esperienza diretta. Lo stato meditativo non si manifesta da solo. Sappiamo che vi sono persone che affermano il contrario e alcune d'esse sono considerate molto autorevoli. La realtà, al di là della poesia, è ben diversa. Occorrono delle tappe. Ci permettiamo di affermarlo con certezza perché conosciamo direttamente e sperimentalmente cosa c'è là fuori, oltre il pianeta, oltre il sistema, oltre la Matrix. Queste tappe non vanno recintate con lo steccato dei dogmi, delle tradizioni e delle regole infantili e meccaniche, però esistono e vanno capite. In modo naturale si possono manifestare stati di bellezza, improvvise condizioni di benessere e senso di pace, questo è certo. La meditazione, però, così come noi la conosciamo e la intendiamo, è qualcosa di molto più profondo. È un vero e proprio viaggio che parte dall'interno di se stessi per espandersi oltre i confini del mondo conosciuto. Non in modo teorico e immaginativo, ma reale, concreto e tangibile. Quando ci fermiamo per cercare una condizione meditativa, e farlo è assolutamente indispensabile, non importa quale tecnica usiamo a questo scopo, il primo stadio da raggiungere è quello della calma mentale. Senza questo step iniziale non andiamo da nessuna parte. La calma mentale non è ancora il silenzio della mente, viene prima. È la cessazione di quello stato d'agitazione che impedisce di prendersi 30 minuti di tranquillità per sedersi e rimanere soli con se stessi. Anche se ci proviamo, senza calma mentale, dopo pochi minuti si presentano irrequietezza e pensieri di ogni genere che ci portano a smettere. Questo primo stadio non si ottiene quasi mai in modo naturale, perché è in diretto contrasto con tutte le tendenze meccaniche che portano all'agitazione, al movimento e al pensiero continuo, cose che abbiamo ereditato da questo mondo, sin nei primissimi anni di vita. È come nuotare controcorrente, quindi occorre un certo esercizio di volontà. La naturalezza e il non sforzo, di cui noi stessi parliamo spesso, verranno più avanti. In seguito saranno fondamentali per non rimanere impantanati nei primi passi di un processo che richiede profonda conoscenza dei meccanismi cerebrali e interiori, ma dopo. All'inizio dobbiamo usare la volontà per governare la tendenza all'irrequietezza, all'agitazione mentale, allo sviluppo di ogni genere di scusanti che ci portano a rinunciare. Il modo più elementare per riuscirci è quello di stabilire un tempo di sperimentazione. Inizialmente non dobbiamo farci prendere dagli entusiasmi. È meglio decidere un tempo base non esagerato e aumentare progressivamente la durata dei nostri tentativi. Decidiamo, ad esempio, che vogliamo rimanere seduti e raccolti in noi stessi per 10 minuti. Qualsiasi disagio si manifesti, qualunque tensione mentale si sviluppi, qualsiasi scusante ci venga in mente, è necessario rimanere fermi per quei 10 minuti. Dobbiamo ottenere governo sul corpo, sulle emozioni e sulla mente.
Dobbiamo divenire padroni della macchina umana, altrimenti rimaniamo schiavi della meccanicità e delle tendenze indotte dalla società. Quando i 10 minuti o un altro tempo prescelto saranno diventati qualcosa di facile, aggiungeremo altri 5 minuti, proseguendo così fino a raggiungere almeno i 30 minuti di pratica, che rappresentano il tempo minimo per generare cambiamenti interni di natura psichica ed energetica. Quando avremo raggiunto una riduzione dell'agitazione mentale e sapremo concentrarci sul respiro per tutto il tempo, sarà il momento di passare al secondo step, l'immobilità corporea. L'identificazione nel corpo fisico è uno dei principali ostacoli alla percezione di ciò che siamo. Tutte le sensazioni corporee ci richiamano costantemente al mondo della materia e della fisicità. Il movimento, qualsiasi movimento, ci conduce inesorabilmente al corpo, anche il più piccolo movimento. Nella meditazione dobbiamo ottenere la consapevolezza di una parte di noi che non ha relazioni dirette con l'esperienza ordinaria. Per questa ragione è importante raggiungere una perfetta immobilità fisica. Quando la più completa immobilità dura per un certo periodo, si incomincia a percepire qualcosa di diverso. Quando si è ottenuta questa capacità ed è divenuta naturale, si ottiene un grado di concentrazione che da quel momento non può essere ridotto dal movimento corporeo. Ciò significa che un dato stato di coscienza non cessa nemmeno se modifichiamo la posizione del corpo. Ovviamente non dobbiamo metterci a ballare. Il terzo step è il più difficile. E da questo momento non si parla più di pratica preliminare, ma di vera e propria meditazione, sempre intesa come tendenza verso e non come conseguimento definitivo. Esso non riguarda più la semplice calma mentale, ma la realizzazione di un silenzio più profondo. Per silenzio si intende la cessazione della produzione automatica dei pensieri. Quando abbiamo conseguito un certo grado di concentrazione calma e priva di tensioni, possiamo osservare che i pensieri emergono meccanicamente sotto forma di considerazioni, frasi o immagini. Ogni qualvolta perdiamo un certo grado di attenzione, l'emersione di queste fluttuazioni aumenta automaticamente e autonomamente. Si tratta di osservare i primi spazi di silenzio e immobilità mentale che sono inizialmente brevi, quelli che si creano tra un pensiero e l'altro. Spostando l'attenzione su quegli spazi vuoti e fissando su di essi la concentrazione, tendono a dilatarsi. Più la dilatazione dura nel tempo e più volte accade, più ci avviciniamo a una condizione di vero silenzio. Quando abbiamo ottenuto immobilità e silenzio, siamo pronti per accedere agli stati più profondi della meditazione, che nello yoga sono associabili alle varie forme di samadhi. Qui si genera un ulteriore passaggio, in cui il movimento corporeo, se si verifica, non è più causa di perturbazione. Contemporaneamente, però, è anche una fase in cui ci si accorge che l'immobilità deve passare a un livello successivo, nel quale il respiro stesso può essere percepito come un disturbo. Se la concentrazione raggiunge il sufficiente grado di profondità e stabilità, anche la funzione respiratoria tende a rallentare e divenire quasi impercettibile.
I passaggi descritti conducono alla vera meditazione, intesa non come semplice atto di quieta consapevolezza, ma come pratica iniziatica e mistica. Da questo momento in avanti si parla di meditazione profonda. Qui ci troviamo a un bivio nella pratica. Da un lato si può seguire la via del vuoto e del totale abbandono a una condizione naturale. Ciò che accade si manifesta da solo, senza la volontà del praticante. Dall'altro lato, invece, si possono utilizzare conoscenze approfondite di carattere energetico e psichico per stabilire connessioni interne ed esterne con altre dimensioni di coscienza. Entrambe le vie sono profonde ed elevate, e dove esiste conoscenza reale, sono insegnate alternatamente secondo i momenti e le condizioni. Per un percorso più elevato di ricerca, è importante la guida di chi abbia attraversato questo sentiero e conosca i vari passaggi. Si tratta di un ambito esperienziale che sfrutta una sapienza proveniente da molto lontano, nello spazio e nel tempo, la quale non può essere sostituita dall'improvvisazione o da insegnamenti superficiali. La pratica della meditazione e i procedimenti dello yoga, intesi in tal senso, non hanno nulla a che vedere con ciò che oggi per lo più è presentato con questi termini. Parliamo qui di una vera ascesi mistica. Quest'ultimo termine non lo usiamo secondo l'accezione tradizionale religiosa, ma per descrivere il bisogno o desiderio di toccare qualcosa di più profondo e misterioso rispetto a tutto quello che rappresenta l'ordinaria vita quotidiana. L'interesse generale verso la spiritualità o il desiderio di studiare filosofia e varie forme di religiosità non è paragonabile a un percorso di ascesi interiore. Quest'ultima è qualcosa di pratico e concreto, basato su conoscenze precise e sull'esperienza diretta.